A distanza di 40 anni che cosa è cambiato e come è cambiato il ruolo della protezione civile a livello nazionale che in Abruzzo? Beh, intanto già questo diciamo è molto significativo, no? Il livello di organizzazione che la protezione civile ha guadagnato in questi 4 anni grazie al volontariato, che è un volontariato ormai organizzato, professionalizzato e che è pronto a intervenire su scenari dei più vari, ovviamente, no? Che sono il rischio del nostro territorio, ma poi soprattutto le attività di prevenzione, la grande attività di previsione che facciamo per quanto riguarda ovviamente le emergenze e i rischi prevedibili, e ovviamente un'attività di sistema che ci permette di rispondere prontamente a qualsiasi esigenza, sia sul territorio regionale, ovviamente sul territorio locale, grazie ai sindaci che sono poi l'autorità locale di protezione civile, ma anche sul territorio nazionale, come è avvenuto in Emilia Romagna, nelle Marche ultimamente, e anche a livello internazionale, così come l'Abruzzo ha fatto ultimamente per la Turchia.